È arrivato nella tarda giornata di ieri, domenica, il motopontone carico di scogli dalla Croazia che avrà il compito di realizzare da nuovo l'ultimo pezzo mancante a Sassonia. Già dalle prime ore della mattinata la ditta incaricata è al lavoro per concludere in tempi celeri l'intero setto che verrà realizzato di fronte ai Bagni Carlo e a fianco della passeggiata dell'Isippo. Il motopontone che li sistemerà a breve nella posizione tale da permettere la chiusura di questo paraggio di mare dal porto di Fano fino al fiume Metauro. Avevamo annunciato già l'arrivo della nave la settimana scorsa, ma è evidente che per motivi di previsioni meteo avverso non è stato possibile fare durante questa settimana, ma sta lavorando lacrimente e lavorerà fino a stanotte verso le 23 per poter scaricare tutto il materiale e disporlo inizialmente qui a Sassonia e poi sistemarlo i prossimi giorni. La scogliera che stiamo costruendo è una scogliera lunga 80 metri circa che sporgerà dal livello medio mare di 1,5 metri rispetto appunto al livello medio mare, con un varco lasciato rispetto al porto un po' di metri in più, ma rispetto alla scogliera precedente di 25 metri per ovviamente permettere il deflusso e l'afflusso delle acque del mare. La scogliera completa avrà un impegno di materiali di circa 13.000 tonnellate di scogli che saranno trasportate in parte con questo viaggio e in parte con il prossimo viaggio che pensiamo di avere già dal metà della prossima settimana. Quindi, se tutto va bene, se le condizioni meteomarine, ovviamente in questi casi si deve dire così, le condizioni meteomarine permetteranno il lavoro, se non ci sono altri inciampi, la scogliera potrà essere consegnata al Comune di Fano in tempo per, diciamo, l'apertura della stagione estiva qui a Sassonia e nella nostra città. Oggi ho pianto di felicità, scrive sui social Matteo Renzi, gestore dei Bagni Carlo a Sassonia di Fano, che in questi giorni è al lavoro insieme alla sua squadra per l'apertura dell'imminente stagione estiva. Le mie sono solo parole di felicità, per noi ovviamente, per il nostro lavoro, ma anche un po', diciamo, per tutta la clientela e tutta la città di Fano, perché questo era un ultimo pezzo ancora martoriato dal mare, non difeso dalle scogliere. Finalmente, dopo anni di sacrifici, siamo arrivati al dunque. È la felicità per vedere oggi gli scogli e quindi poter cominciare la stagione con molta più tranquillità è veramente grande. Quindi oggi mi sento solo di dire grazie a tutti indistintamente. È vero, qua ci siamo arrivati anche dopo un percorso di errori, sacrifici, colpe, non colpe, eccetera, però l'importante è che ci siamo arrivati. Quindi mi sento di dire ancora grazie a tutti e soprattutto di rassicurare la nostra clientela che siamo nei tempi giustissimi e che la spiaggia verrà sistemata più o meno come prima e quindi avremo una stagione fortunata, sicuramente fortunata. Vogliamo rassicurare comunque per la fine di maggio e i primi di giugno la stagionalità a tutti.